Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi per tutti gli amanti e possessori del Parrotanafi, ragazzi, vi parlo di un'applicazione per pilotare il Parrotanafi che secondo me è spettacolare. L'applicazione è questa, Auriga per Anafi. Tra poco la guardiamo da vicino, questa applicazione mi ha fatto impazzire. È appena nata, quindi è all'inizio, però è già disponibile per l'acquisto sull'App Store di iOS e verso giugno sarà disponibile anche sul Play Store per Android, perché è il bello di questa applicazione che è sviluppata da una software house italiana, quindi è completamente italiana, quindi è da apprezzare veramente lo sforzo che è stato fatto per creare questa applicazione per pilotare il Parrot Anafi. L'applicazione in questo momento è in inglese, perché comunque giustamente loro puntano a vendere l'applicazione in tutto il mondo, quindi adesso è solamente in inglese, ma a breve uscirà nelle varie lingue, quindi italiano, russo, cinese se non sbaglio, quindi a breve arriverà anche la lingua italiana. Come vi stavo dicendo prima, essendo poi una software house italiana, io sono in contatto con loro che la stanno sviluppando e ragazzi, tanta roba. C'è poi il lato CEFCC, che è una cosa che interessa a tutti, praticamente a tutti i possessori di droni interessa sempre il discorso CEFCC, e ovviamente anche per il Parrot Anafi è un discorso veramente importante, e in questo discorso Auriga tanta roba, ma la guardiamo dopo il discorso CEFCC, che è una cosa secondo me super figa. Ma anche tutta l'applicazione ha delle funzioni uniche e l'applicazione è completamente diversa da quello che è l'applicazione FreeFly 6. Auriga non sostituisce in maniera completa FreeFly 6, quindi per certi tipi di volo potete tranquillamente utilizzare ancora FreeFly 6, anche per fare gli aggiornamenti dei vari firmware del drone, del controller, ma per altre cose per adesso è già al numero uno secondo me, e ha superato FreeFly 6 appunto per certe funzioni. Poi ovviamente lo sviluppo è solo all'inizio, perché siamo alla versione diciamo iniziale, appena arrivata sugli store, appena uscita dalla versione beta, quindi siamo proprio all'inizio. È disponibile appunto per l'acquisto a 8,99 euro, e secondo me ragazzi li vale tutti. Chi ha un Parrot Anafi non può non acquistare questa applicazione, cioè investite 8,99 euro, che voglio dire, per chi ha investito 700 euro per un drone ci sta di avere un'applicazione di questo tipo in alternativa a FreeFly 6. E in più ragazzi, continuate a seguire in questo video, perché alla fine del video vi spiegherò come ottenere tre codici che vi permetteranno di avere gratuitamente Auriga per il vostro Parrot Anafi. Alla fine del video vi spiegherò come fare e cosa dovete fare per diciamo ottenere questi codici gratuiti per avere l'applicazione gratuita. Saranno tre, ma continuate a seguirmi, poi guardiamo a fine video come sarà appunto il discorso di questi codici. Allora, questa applicazione nasce per sfruttare appieno il discorso FPV, nel senso che con gli occhiali tipo questi, occhiali da 20 euro, con Auriga possiamo sfruttare il discorso FPV in un'altra maniera rispetto a FreeFly 6, cioè sfruttarlo proprio fino in fondo e gustarsi veramente il volo in FPV. Però ovviamente non è necessario fare per forza il volo con gli occhiali, con Auriga possiamo tranquillamente volare con lo smartphone attaccato al nostro controller come facciamo con FreeFly 6. Però Auriga, per come è strutturata, si adatta tantissimo al discorso FPV. Allora, vedete, questa è la schermata iniziale, a sinistra abbiamo il drone con la carica della batteria, in mezzo abbiamo il controller, a destra abbiamo due schermatine, una con il telefono e una col visore. Sul lato sinistro, cliccando sul simbolino del drone, andremo a fare la calibrazione della bussola del drone, come si fa con FreeFly 6. Quell'altro simbolo da parte è per la calibrazione del gimbal, quindi lui farà un reset del gimbal. Poi passiamo alla schermata centrale, dove abbiamo il controller. Qua iniziamo già a entrare nella parte interessante di Auriga, e vi assicuro che è davvero interessante. Allora, se clicchiamo sul simbolo del wifi, vedete già c'è una parte che è super figa, ma ve la faccio vedere dopo perché è una parte troppo interessante per farvela vedere all'inizio. Allora, se clicchiamo sul simbolino dell'aereo, ci dà tutte le informazioni dei nostri voli, le distanze raggiunte e via dicendo, quello che è diciamo tutto il resoconto dei voli del nostro drone. Se clicchiamo più a destra ancora, si fa la calibrazione del controller. Poi in alto a sinistra abbiamo menu, quindi cliccando su menu
abbiamo il setting, qua abbiamo le impostazioni base, quindi vedete return to home, cioè a che altezza vogliamo il return to home, a che velocità lo vogliamo, se vogliamo l'unità metrica o imperiale, l'audio message. Ecco, questa è un'altra figata di Auriga, perché adesso con questa app gli avvertimenti o gli alert saranno vocali, quindi come succede per altre applicazioni di droni, l'applicazione parla, quindi ci avvisa quando il GPS non è ancora connesso, quando ci sono varie situazioni di pericolo, parla e ci avvisa appunto parlando, ed è già anche questa una figata, possiamo attivarla o disattivarla. Io la lascio attivata perché a me piace un casino sentire che parla. Poi vedete abbiamo gimbal reset, quindi qua possiamo andare anche a regolare l'angolazione del gimbal, e qua abbiamo head launch, che è la possibilità di lanciare il drone per farlo decollare, che è una parte secondo me super figa di Anafi, che mi è sempre piaciuta da quando è uscito, la possibilità di lanciare il drone e questo decolla. Possiamo attivarla o disattivarla ovviamente. Torniamo indietro, andiamo su display setting, qua entriamo nel menu del display, quindi abbiamo warning enable, quindi attivare gli avvisi di pericolo, e qua abbiamo altre funzioni secondo me super fighe. Allora abbiamo l'UD 3D Depth, cos'è? È la sovraimpressione che abbiamo quando vogliamo con il visore, questo è una funzione che si nota quando usiamo il visore. Quando usiamo il visore, l'effetto creato dall'interfaccia è staccata da quello che è l'inquadratura della telecamera, non so se mi spiego. C'è un effetto 3D in poche parole, quindi tutta quello che è l'interfaccia del drone non è spiaccicata sull'immagine, ma è staccata in un effetto di profondità 3D, ed è veramente figo. Possiamo scegliere se è disattivato, se lo vogliamo leggero, se lo vogliamo medio o se lo vogliamo con un'impronta importante, questo effetto 3D. Poi abbiamo UD Color. Cos'è questo UD Color? Che selezioniamo che colore vogliamo appunto l'interfaccia centrale del drone, che poi vi faccio vedere dopo. Possiamo scegliere tra gialla, azzurra, verde, bianca, nera, dopo ve le faccio vedere. Poi qua opacity, nel senso che possiamo scegliere se la vogliamo più o meno forte nell'inquadratura, quindi vederla bella incisiva o vederla un po' più sbiavita all'interno appunto dell'interfaccia. Poi torniamo indietro, andiamo su profile setting, qua abbiamo tutti i vari profili, vedi, cinematic, film, racing, sport, un po' come la Freefly 6, ok? Quindi possiamo andare a selezionare i vari limiti, le varie limiti di altezza, le varie limiti di distanza, se vogliamo un geofence per limitare la distanza, e poi le varie velocità di salita, discesa, spostamento ovviamente in avanti, rotazione su se stesso e via dicendo. Quindi tutte queste regolazioni che abbiamo anche su Freefly 6. Poi usciamo da qua e entriamo in wifi setting, ma questo ancora ve lo faccio vedere dopo perché la parte è troppo figa. Allora, foto setting e video setting, qua possiamo selezionare la modalità base che abbiamo nel nostro nella nostra schermata di Auriga. Allora abbiamo singola foto, time lapse, le cose base che poi sono un po' quelle anche di Freefly 6. Ovviamente dal punto di vista video c'è meno cose qua, su Freefly 6 c'è più funzioni, perché questa non è un'applicazione cinematografica, quindi per fare determinate cose bisogna utilizzare ancora Freefly 6, ma secondo me anche qua ci arriveranno da quello che so ad implementare un po' tutto, quindi potrà magari arrivare a sostituire in pieno Freefly 6. Auto record, sapete, la stessa funzione che c'è anche in Freefly 6, quando il drone si avvia inizia a registrare, quindi non bisogna schiacciare rec, ma lo fa già in automatico, se no possiamo disattivarlo. Poi HDR, che possiamo attivare o disattivare come in Freefly 6. Poi cosa abbiamo? Sky 3 setting, che sono le impostazioni che possiamo dare ai nostri pulsanti, quindi possiamo decidere che funzione personalizzare per questi pulsanti che abbiamo sul controller del nostro Sky Controller. Allora da qua usciamo e possiamo entrare in Auriga, nella schermata super figa di Auriga. Entriamo nella modalità classica, cioè quella con lo smartphone. GPS is not available. Avete sentito che ha parlato, infatti sono stato in silenzio apposta perché sapevo che avrebbe parlato.
Quindi questa è l'interfaccia, la vedete semplice e se ci fate caso è studiata apposta per un uso con il visore, nel senso che potete utilizzarla così, che secondo me è super figa. E questa è la parte centrale, quella che in questo momento è gialla, quella che vi dicevo che potete scegliere il colore se la volete bianca, azzurra, verde, dove avete un sacco di dati, vedete l'altezza, la distanza, il numero di satelliti agganciati, l'impostazione o meglio il setting di volo che avete, o il profilo di volo, chiamatelo come volete, i minuti di volo, lo zoom, cioè avete tutte le informazioni qua in maniera centrale, appunto perché nel caso vogliate con il visore avere tutto lì in maniera centrale è quello che serve ed è quello che rende più comodo l'utilizzo del visore, ma potete tranquillamente, come vi ho detto, volare così con lo smartphone come state vedendo. Il discorso del 3D è quello che vi dicevo, che questa parte centrale gialla con tutti i dati, con il visore, se attivate la funzione 3D, la vedete staccata rispetto all'immagine, anziché vederla come state vedendo adesso piatta nell'immagine, vi crea il visore con questo sistema che hanno creato loro all'interno del software, crea uno stacco, quindi un effetto di profondità 3D che è super figo. Poi l'interfaccia secondo me è bellissima perché vedete che in alto a sinistra abbiamo la percentuale di batteria del drone, poi sempre a sinistra abbiamo le mappe, poi sotto abbiamo un'impostazione di volo predefinita che poi possiamo andare a modificare, poi vi faccio vedere come, e sotto in basso la batteria del controller. Qua a destra abbiamo i dB che ha la nostra rete wifi in questo momento, quindi ci dà i dB, o meglio la potenza di segnale che ha in questo momento alla distanza che sono io, che il drone è qua, e ovviamente man mano che ci allontaniamo i dB poi cambieranno. Sotto ci dà il numero di canale connesso, quindi abbiamo subito esposto il canale a cui è connesso, quindi in questo drone in questo momento è collegato al canale 7, quindi collegato alla frequenza 2,4, perché i canali 7 sono nella frequenza 2,4, quindi abbiamo anche il numero del canale, cioè è una cosa super figa, ma poi vi faccio vedere perché è super figa. Qua abbiamo, vedete, video, perché adesso è impostato su video. Sotto vedete che è selezionato 4K, quindi io potrei andare a far registrare andando a cliccare a far registrare il video, e sotto abbiamo la capacità della SD che in questo momento è al 73% di disponibilità di registrazione. Questa è l'interfaccia così come la trovate, che secondo me è semplice, ha questi dettagli che secondo me sono super interessanti, ma la cosa ragazzi super 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 figa è sicuramente la scrittina in alto, che qualcuno di voi avrà sicuramente già notato, cioè FCC. Sì ragazzi, perché quando noi stiamo volando lui ci dice se stiamo volando in FCC o in CE, appunto perché la scrittina in alto ce lo indica, ma in più possiamo andare a modificare, ma in più possiamo appunto andare a selezionare noi se vogliamo volare in FCC o in CE, quindi responsabilità nostra se vogliamo volare in FCC, quindi stiamo, se vogliamo, infrangendo le regole della nostra nazione dal punto di vista delle comunicazioni, perché l'FCC è una rete che non è ammessa in Italia come in Europa, mentre sotto la nostra responsabilità, quindi potremo andare a cambiare e mettere FCC. E ragazzi, volare in FCC non è solo questione di distanza e andare lontani, ma è volare sicuri, perché comunque c'è un ritorno di immagine sempre sempre ottimo, senza ritardi, senza immagini che se ne vanno, che vengono, si bloccano, quindi è un volare molto più sicuro. Però anche questo ve lo faccio vedere tra poco. Allora clicchiamo sul simbolino qua a destra dell'ingranaggio e vedete che appare un menu, o meglio sempre messo in una posizione comodissima se si utilizza un visore, ma altrettanto comoda se si utilizza uno smartphone. Allora qua a sinistra possiamo andare, vedete, a selezionare il colore dell'HUD centrale, quindi possiamo selezionare il colore che vogliamo. Poi se clicchiamo su full ci dà la possibilità di andare a eliminare le cose che possono darci fastidio o che ci danno ingombro all'interno dell'interfaccia. Poi qua vedete possiamo selezionare il profilo, quindi in un attimo selezioniamo il profilo che vogliamo utilizzare dal punto di vista del volo del nostro drone in base a come l'abbiamo impostato nel menu all'inizio, quindi ci sono già ovviamente le preimpostazioni base, poi se le abbiamo modificate ovviamente comunque selezionando qua cambiamo il profilo. Qua sotto selezioniamo le varie funzioni di volo automatiche, quindi comodissime anche queste, e qua sotto possiamo andare a bloccare o meno il gimbal, cioè avere il gimbal che viene bloccato o meno nel volo, quindi avere il gimbal fisso che quindi segue il drone tipo FPV, o avere il gimbal che si muove e quindi l'orizzonte rimane
fermo anche se il drone si muove. Qua a destra invece passiamo alla parte video, quindi possiamo andare a diminuire o aumentare la luminosità, possiamo andare a selezionare il profilo, vedete, video di registrazione del nostro drone, un po' come succede anche per la FreeFly 6. Quindi possiamo andare a scegliere quello che preferiamo come profilo e qua possiamo selezionare se foto o video e qua sotto scegliere 2,7K, 4K, stessa cosa la tipologia di foto, un po' come questo, un po' come la FreeFly 6, solo messo in maniera un po' diversa. Ma adesso, dopo avervi mostrato quello che è secondo me l'interfaccia super bella di questa applicazione, che secondo me ragazzi dovete acquistare se avete un Paro Tanafi, e un'altra cosa, soprattutto per chi usa un visore, è la possibilità di controllare il gimbal con la testa, nel senso che usando il visore, inserendo lo smartphone all'interno del visore, attivando l'opzione Hide Track, possiamo muovere il gimbal muovendo la testa su e giù. Quindi il gimbal seguirà il nostro movimento della testa. È una cosa che si può attivare o disattivare, che però vi assicuro che è un'esperienza davvero interessante da provare. E come ultima cosa, adesso vi faccio vedere il discorso FCCC, che sicuramente è una cosa che non aspettavate altro di avere un'applicazione, soprattutto su un iPhone, di avere la possibilità di pilotare il drone sia in FCC che in CE, perché come sapete con Android fino adesso in qualche maniera si riusciva a girare il sistema, quindi si poteva ancora volare in FCC, tranne con le ultime due versioni di FreeFly 6, o meglio le penultime due versioni di FreeFly 6 che avevano un bug per cui non si riusciva più a fare il discorso neanche con l'applicazione moddata di FreeFly 6, mentre adesso con l'ultima versione di FreeFly 6 si può ancora fare, quindi potete fare il discorso di creare una posizione fittizia e poi utilizzare la FreeFly 6 moddata, ma se con l'iPhone, come sapete, era una cosa impossibile. E io che utilizzo iPhone come tanti, ho dovuto adattarmi utilizzando un telefono Android quando utilizzavo il Paro Tanafi, mentre adesso posso utilizzare tranquillamente il mio iPhone, e questo, ragazzi, è tanta tanta roba. E poi la semplicità, non bisogna usare un'applicazione di posizione fittizia, tutte queste cose che magari a tanti comunque gli crea un po' di problemi nel fare queste cose che magari non si trovano un po' impreparati. Allora, torniamo al menu. E come vi dicevo prima, cliccando sul simbolo del wifi, ragazzi, guardate che figata, vedete che avete due possibilità, indoor e outdoor, quindi in base a dove volate potete scegliere il tipo di impostazione. Sotto avete wifi band con le varie impostazioni, auto 2,4, 5 GHz o all, e sotto vedete c'è location, e questa, ragazzi, è la parte super interessante, se selezionate Italia volerete in CE, se selezionate USA, come avete visto, c'è il simbolino FCC perché volate in FCC, e qua a destra scegliete il canale che volete utilizzare. Se per farvi vedere che sono in modalità FCC, perché come sapete, per sapere se siete in modalità FCC col Paro Tanafi dovete avere i canali 36, 40, 44 nella modalità 5 GHz. Se questi canali non ci sono è perché non siete in FCC, ma questo anche con la FreeFly 6. Allora, se io tolgo l'auto dal Wi-Fi band e seleziono 5 GHz e vado a selezionare auto, vedete che ho i canali 36, 40, 44, 48, poi 149, 150, che sono quelli anche non in FCC. Però vedete che io ho i canali in FCC. E se io adesso seleziono 40, quindi ho selezionato il 40, ma non perché il 40 sia in FCC e gli altri no, giusto per farvi vedere che se ci sono questi canali è perché siamo in FCC. Poi non bisogna volare per forza con questi canali per essere in FCC, ok? È solo che in FCC appaiono anche questi canali. Se io adesso esco e torno dentro all'applicazione di Auriga, cioè nell'interfaccia di volo, vedete che ho sempre FCC in alto, l'interfaccia era con il canale 7 2,4, quindi però ero comunque in FCC, vedete che adesso ho il canale 40, quindi io so di essere col canale 40, quindi, e so che il canale 40, se esiste nell'applicazione, è perché sono in FCC. Se io adesso metto auto, quel canale cambierà perché lui adesso ne sceglierà uno lui, quello che preferisce, e sarà comunque in FCC, sia che scelga 2,4 che scelga 5 GHz e qualsiasi canale all'interno dei 2,4 o 5 GHz, saremo sempre in FCC. Quindi ragazzi, questa sicuramente era una cosa che non vi aspettavate, che di avere la possibilità in maniera così semplice di passare dalla modalità FCC CE e di averlo pure visibile all'interno dell'applicazione mentre vogliamo, secondo me è una cosa fighissima. E poi l'altra funzione, ovviamente, che su quello che loro stanno puntando tanto, è il discorso con il visore. Infatti vedete
che sotto al simbolo dello smartphone c'è il visore, se io ci clicco sopra, ecco, ovviamente questa è la doppia immagine, perché poi quando lo andiamo ad inserire lo smartphone all'interno del visore, l'immagine sarà unica. E vedete che lei sempre parla, perché comunque è un avviso che il GPS non prende, quindi anche perché siamo dentro in casa, quindi il GPS non prende, ci avvisa che non c'è segnale GPS. E a questo punto vedete che abbiamo questa immagine doppia, come vi stavo dicendo prima, come succede per la FreeFly 6, perché anche la FreeFly 6 permette questa cosa. Inserendo il telefono all'interno del visore avremo l'immagine unica, ma con un'interfaccia, ragazzi, perfetta. Ovviamente l'immagine è doppia, perché se non è all'interno del visore la si vede doppia, ma se io clicco con i due tasti qua dietro, vedete che appare una lineetta sul lato sinistro, e questa è la parte super figa, perché muovendo lo stick vado a selezionare l'opzione. Quindi vedete che io passo da un'opzione all'altra, cioè dalle opzioni della fotocamera alle opzioni di volo, solo spostando lo stick da destra a sinistra e salendo e scendendo. Andando a spostare la levetta di destra verso sinistra, vado a cambiare le impostazioni, vedete? Che va a modificare le impostazioni. Quindi con le due levette del controller vado a modificare qualsiasi impostazione voglio all'interno dell'applicazione. Quindi quando ho sul visore, veramente semplice e intuitivo cambiare le impostazioni. Quindi posso spostarmi, per dire, voglio andare qua, clicco qua, vedete, passo su foto. Con questo, con lo stick di sinistra seleziono il menu, con lo stick di destra gli do il comando di modificare il menu. E questo, ragazzi, è fighissimo, perché ci dà la possibilità di modificare il menu quando abbiamo sul visore in una maniera super semplice. Quindi aspettate che esco da qua. Quindi, ragazzi, avete visto che figata pazzesca che è questa applicazione per il Parrot Nafi, drone che io stradoro, perché comunque ha caratteristiche uniche come vi dicevo prima, per adesso è disponibile solo su App Store per iOS e al prezzo di 8,99 euro, e da giugno sarà disponibile anche per Android. Ragazzi, poi vi avevo parlato all'inizio dei tre codici gratuiti per avere gratuitamente questa applicazione, che i ragazzi di Auriga mi hanno rilasciato per regalarveli. Questi tre codici come verranno dati? Ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte e lì ogni giorno inserirò un codice, quindi uno lo inserirò domani, uno dopodomani e uno dopodomani. Non c'è orario, non c'è niente, il primo che arriva prende il codice, lo utilizza nell'App Store e ha l'applicazione Auriga gratuitamente, quindi non spende gli 8,99 euro e si trova l'applicazione da provare, che è veramente, ragazzi, figa. Ma chi anche non riesce ad ottenere il codice, ragazzi, deve acquistare assolutamente questa applicazione, perché è solo all'inizio, è ancora da sviluppare, c'è da aggiungergli ancora tante cose, ma è già così tanta roba. E avete visto che discorso FCC, avvisi vocali, possibilità di utilizzare il visore in una maniera semplicissima, sono funzioni davvero spettacolari. E in più, ragazzi, è una software house italiana, quindi sono ragazzi italiani che hanno fatto questo lavoro, quindi sono da premiare sicuramente, perché è tanta roba davvero. Quindi, ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questa applicazione di Auriga, un'alternativa FreeFly 6 con delle funzioni sicuramente aggiuntive e sicuramente, ragazzi, che aspettavate da tanto, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, non ci sono in testa tutta la novità. Ciao!